Signore e signori, amici telespettatori di Piazza Grande TV e di Telelibera Cassano, benvenuti a questa nuova puntata di Piazza Grande. Per chi non lo sapesse, io sono Cristiano Lifreri e oggi ho l'onore, nonché il piacere, di presentare questa puntata, una versione un po' inedita dal momento che non siamo nel salotto di Piazza Grande, ma siamo in videoconferenza. Vado però subito a presentare gli ospiti di questa chiacchierata, ovvero il direttore di piazzagrandetv.com, nonché giornalista del Quotidiano del Sud, Matteo Monte. Buonasera a tutti. Ed il dottore Angelo Broccolo. Buonasera a tutti. Passo velocemente nel merito delle domande. Si inizia finalmente ad intravedere un po' la luce in fondo a questo tunnel, a questa quarantena durata all'incirca 60 giorni, due mesi. Gli italiani tutto sommato hanno reagito piuttosto bene al sacrificio di questa permanenza obbligatoria tra le mura domestiche, sicuramente avvantaggiati da quello che negli ultimi decenni è diventato uno strumento importantissimo per la nostra quotidianità, ovvero la tecnologia, i social. I social che nell'ultimo decennio sono entrati appunto prepotentemente nella vita quotidiana, ma soprattutto in quella che i latini definivano la res pubblica, l'attività politica. Proprio su questo tema chiedo al dottor Broccolo, cosa ne pensa di questo cambiamento che ha assunto la politica e soprattutto se, dando tutto questo valore ai social, si è perso un pochettino quel carattere istituzionale della politica. Inizio dal dottor Broccolo, poi passo la parola al direttore Monte. Allora, e come tutte le cose c'è un elemento positivo e uno negativo. Quando ero ragazzo vidi un bellissimo programma sulla filosofia greca e c'era un interlocutore, così come state facendo voi con me, e questo interlocutore diceva ad Epicuro: beh, voi che avete basato tutto sull'idea dell'atomo, negando ovviamente il trascendentale, beh, alla fine il vostro ragionamento ha portato alla bomba atomica. Un po' gambato in aria come domanda. A un certo punto Epicuro gli disse: attenzione, se tu hai in mano un martello puoi usarlo per appendere un quadro al muro mettendo un chiodo, oppure puoi commettere addirittura un omicidio. Poi alla fine è l'uomo quello che decide quale tipologia di uso deve fare di un bene. I social sono un elemento straordinario nella nostra vita. Si realizza ipotesi prometeica, quella di liberare l'uomo dal lavoro, se vogliamo guardare nel sottile, ma nel nostro tempo ho l'impressione che le cose non siano così, perché l'impatto che hanno i social in un mondo che ha perso la capacità di critica, siamo in una fase in cui, avendo perso la politica ed essendoci soltanto la dimensione economica, quando io ero ragazzo come voi si cominciò a parlare del pensiero unico, quello che ha vinto la sfida a livello planetario, ovvero il liberismo, rispetto ad ipotesi di società che si sono rivelate purtroppo illusorie e fallaci rispetto a un progetto di cambiamento del mondo. Ma questo non ha creato sicuramente le condizioni del migliore dei mondi possibili. Tradotto in italiano, proprio per tornare al vecchio Carlo Marx, la sua opera più importante, che noi conosciamo come Il Capitale, in realtà si chiamava La critica dell'economia politica. Oggi l'economia politica è completamente fuori. Per esempio, i social hanno determinato un successo di un movimento politico che in pochissimi anni in Italia è arrivato al 30%, giocando su un termine, la casta. La casta, che significa tutto e non significa nulla. Poi viene identificata la casta con chi fa politica. Ora, è comodo dire, alla fine pure questi mo fanno politica, e non mi pare che abbiano messo in discussione gli assetti fondamentali delle disuguaglianze in Italia o altrove. E improvvisamente sono diventate casta. Su questo si è innescato un meccanismo ancora più perverso. Per quel gioco contro la casta, quindi contro le istituzioni, ha aperto il varco a chi invece ha una sofferenza autentica per le istituzioni democratiche, per cui gli elementi che sono poi entrati in una seconda fase sono stati quelli della destrutturazione della nostra vita democratica, perché di questo si tratta in questo momento in Italia. Il virus ha fatto tacere apparentemente queste cose, però mi permetto di dire, e non voglio che crei scandalo se lo dico come medico,
A scanso di equivoci sono state tutte utili, importanti le misure di contenimento. Così ci chiariamo rispetto a chi ci ascolta, perché altrimenti dicono che tu sei superficiale. Detto questo, la cosa che mi ha preoccupato è stata la docilità con la quale il popolo italiano ha accettato di starsene a casa per 2 mesi. E la cosa che mi ha ancora di più fatto riflettere è quando nelle settimane passate vedevo questa caccia all'undore, lì c'è un caso, dall'altra parte c'è un altro caso, e l'invocazione dei carri armati, di maggiore ordine e disciplina, c'è una cosa completamente irrazionale. E poi, lo dico e posso testimoniarlo qua in diretta, il sottoscritto, che non ha chiuso mai per un giorno lo studio medico, il tampone, lo ha fatto, gli è stato cortesemente permesso di farlo dall'Università della Calabria venerdì, 2 giorni fa. Mi sembra normale che chi, come i medici, gli infermieri, i farmacisti, i carabinieri, i vigili, i tabaccai, tutti coloro che comunque non sono stati a casa in questi mesi, non abbiano avuto la cosa più banale, il tampone, anche perché una percentuale altissima di contagi è dovuta proprio agli asintomatici, e quindi sarebbe stata la cosa più razionale. Con questo è chiudo. Cosa voglio dire? Strumento social, poi ci torneremo magari sul telelavoro eccetera, però strumento social, ho voluto giocare sull'elemento di percezione della collettività. Perché è stato più facile pensare alle forme repressive e le forme di sicurezza, quelle che venivano agitate fino a 2 o 3 mesi fa da qualche tizio con nome e cognome ben preciso, cioè quello che ora ci dovrebbe rispondere agli italiani, se il modello lombardo, che da 20 anni è nelle loro mani, vada o non vada ripensato, cioè quello che ha distrutto la sanità pubblica per quella privata, quella che praticamente ha avuto un sottosegretario in questa nazione che il 23 di agosto ha detto che il medico di famiglia era una figura superata. E infatti quello che è accaduto in Lombardia molto probabilmente è accaduto perché c'è stata un'eccessiva ospedalizzazione e un abbandono delle forme di prevenzione e quindi di medicina del territorio. Ci porta lontano. Chiudo. L'evocazione quindi della repressione, che ripeto, così mi tutelo rispetto a chi parla con fantasia senza tenersi i fatti, ma non sarebbe stato più semplice chiedere dispositivi di protezione individuale, non sarebbe stato più semplice chiedere le forme di prevenzione, in altri termini non sarebbe stato più semplice seguire il modello coreano e non quello cinese, per esempio. Possibile che c'è questa propensione alla abiura delle proprie forme di libertà senza che generi un elemento di senso critico? Questo è stato. E chiudo davvero sul concetto di sicurezza. Il concetto di sicurezza in questa nazione è stato declinato alla maniera di cui sopra, cioè quello della repressione. Il concetto di sicurezza che intendo io è maggiore ospedale, maggiore tutela, maggiore prevenzione, più scuola, più sanità, più pensioni, più salario, eccetera. La sicurezza è sociale, non repressiva. Quindi, dottore, poi lascio brevemente la parola al direttore, è stato appunto negato quel diritto alla salute appunto agli italiani, è stata più una forma di prevenzione troppo repressiva, mi è sembrato di capire dal commento del dottore Broccoli. Lascio la parola al direttore appunto su quello che è appunto il tema attuale, ovvero l'utilizzo dei social nella politica. Prego, direttore. Allora, sicuramente in questo particolare contesto storico che non ha precedenti, è stato importante poter essere in contatto tra di noi con tanti mezzi, poter continuare le nostre attività, poter cercare di informarci ed informare, ma obiettivamente è una situazione, come dicevo, senza precedenti, quindi è difficile anche capire cosa potrà succedere tra qualche settimana. I social aiutano, la politica avrebbe dovuto, secondo me, aiutare un po' di più, dare più punti di riferimento, e questo non credo che sia accaduto. L'Italia è una, poi di questi giorni è tanto di moda parlare dell'unità, parlare del tricolore, però non credo che sia così, non credo che ci siano le stesse condizioni in tutta la nazione. L'argomento è vasto, il dottore ha abbracciato diversi temi, tu hai fatto una domanda che meriterebbe ore di approfondimenti, ma io, andando al rapporto tra social e politica, spesso sto notando
come conti o come possa contare, specie in campagna elettorale, più uno slogan, più una canzone, che l'effettiva esperienza, che la capacità di poter affrontare i problemi, la conoscenza dei problemi. Si parla, specie in quei momenti, quando ci sono le tornate elettorali, si parla di filiera istituzionale, si parla di programmi, ma poi alla fine, andando a vedere, questi social hanno abbassato ancora di più, secondo me, il livello culturale, hanno abbassato ancora di più il livello di approfondimento per creare, non dico dei mostri, perché bisogna avere sempre il massimo rispetto per chi è eletto democraticamente dal popolo, però stiamo già vedendo come può essere stata quella del movimentismo in genere una primavera piuttosto breve. Ci ha messo il resto questa situazione, una cosa mai capitata, mai successa, che ha creato ancora di più delle difficoltà. Una frase mi ha fatto un po' riflettere subito, quella della gente che quasi volentieri, anche se questa è una forzatura, è rimasta a casa. È rimasta a casa perché non ha avuto punti di riferimento, perché non ha avuto magari possibilità di poter capire, di poter affrontare, anche perché, e non è colpa questa solo dell'Italia, siamo stati quasi catapultati in una situazione. Nelle grandi stanze dell'economia mondiale, della politica internazionale, piano piano c'è stata la consapevolezza di quanto sarebbe potuto accadere, però poi dopo alla fine siamo arrivati all'ultimo, siamo arrivati, io mi ricordo quell'8-9 marzo e in pochi giorni tutto chiuso a casa, la paura, quelle immagini, perché i media, i social hanno inciso anche in questo, perché noi vediamo a Napoli che fanno shopping, mangiano la sfogliatella, e poi vediamo a New York non sanno più dove seppellire, o a Bergamo sono finite le bare. Quindi sembra quasi che ognuno lo possa affrontare un po' secondo come la vive. Noi, secondo me, siamo stati fortunati, e lo dico in maniera molto, molto pacata e molto, molto tranquilla. L'Italia non è affatto la stessa regione per regione, e quindi anche le polemiche degli ultimi giorni, secondo me, ci sono, ma bisognerebbe anche andare ad analizzare un po' meglio magari le frasi che vengono dette anche da esperti e da giornalisti con decennale esperienza. Sempre sul tema della politica, chiedo al dottore Broccolo. Corona bond, MES, DEF, recovery fund, tutti termini che sembrano vogliano mascherare e soprattutto distogliere l'attenzione dei cittadini. Sembra vogliono distogliere l'attenzione da quelle che sono i movimenti finanziari ed economici e le misure adottate dall'Europa, dal governo italiano soprattutto, e soprattutto le chiedo, le misure adottate dall'Europa riusciranno a soddisfare le esigenze dei vari commercianti, delle piccole imprese e di tutte quelle attività che avranno una difficoltà a ripartire? E poi nel nostro caso specifico, il nostro comune che misure dovrebbe adottare per far sì che si possa avere una reale ripartenza? Allora, qui, come per altre cose, è entrato in crisi il modello Europa. Chi parla non è da ora che lotta contro questa Europa qui, l'Europa carolingia, l'Europa delle banche, l'Europa a trazione tedesca. Mentre invece è fondamentalmente convinto che l'idea di Europa vada non soltanto tutelata e difesa, ma estesa addirittura, ma non questa Europa qui. Quello che continua a mancare è sempre l'aggettivazione nelle cose, si discute da quando c'è l'Europa, senza accogliere che ci sono dei vantaggi straordinari nell'essere parte di una situazione ampia, vasta, eccetera. Qual è l'elemento? Per esempio, torniamo al discorso che ha toccato tantissime persone, gli eurobond, eccetera. Tradotto in italiano poi, semplice, che significa? Significa che secondo alcune nazioni, l'Italia, la Spagna e la Francia, le problematiche che stiamo vivendo, intanto tutti gli europei, dovrebbero ricadere sulle casse di tutti gli stati europei. A questa ipotesi purtroppo tedeschi, olandesi, austriaci si oppongono, ed è chiaro che mettono in condizione di difficoltà ovviamente lo stare insieme, il sentirsi parte integrante. Questo però, aperta e chiusa immediata parentesi,
La possiamo dire noi, sta cosa. Tradotto, chi ha l'idea della solidarietà, dell'uguaglianza, la possiamo dire noi del Sud. Non la può venire a raccontare qualcuno che fino a 15 giorni fa ci parlava di autonomia differenziata. Perché questo è l'inghippo che non quadra. Cioè, se io parlo con l'elettore medio di chi fino a poche settimane fa parlava di autonomia differenziata, è chiaro che poi non può sorprendersi se l'olandese e il tedesco fanno esattamente il discorso suo. Cioè, a me perché io devo pagare i debiti del cittadino di Cosenza, ti dice quello di Bonn. E questa però è un veicolo micidiale che crea degli steccati, delle differenziazioni che invece noi dobbiamo colmare. Le misure allo Stato, a mio giudizio, non sono assolutamente adeguate per poter rispondere alla più devastante crisi che c'è stata, ovviamente non solo dal dopoguerra. Qualcuno fa riferimento al 29, qui siamo oltre, siamo al 29 e al 45. Attenzione, l'Europa e il mondo occidentale non sono mai usciti definitivamente dalla crisi del 2008, quella che di fatto ci portiamo indietro da 10 anni. Poi mi collego un attimo sul valore dei social. I social certo che hanno stravolto il nostro modo di stare nella società. Immaginate, io ho conosciuto mia zia che viveva in Argentina quando avevo 17 anni. Cioè, arrivavano i pacchi e le lettere con colorate, verde, azzurre e bianche. Mia cugina ora io la posso vedere attraverso Skype come stiamo facendo noi. Intanto vi chiedo scusa perché ci è voluto un attimo per farmi collegare al 2020. Diciamo, sono un novecentesco forse anche in questo. E allora, per sintetizzare, le misure che proponiamo noi, diciamo della sinistra sociale, nel caso mio della sinistra italiana, e che qua un pochino la crisi la dovrebbe pagare chi più ha. Io faccio mio un aneddoto di Enrico Berlinguer: chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco, chi ha nulla paghi nulla. Cioè, in Italia ci sono dei patrimoni immensi. Ho visto in una delle poche cose che il Partito Democratico, io non c'entro nulla con il Partito Democratico, ha detto una mezza cosa, ma non di sinistra, mezza socialdemocratica. Dice: guardate, chi ha più di 80.000 euro dia 100 euro, che poi è una maniera larvata per dire invece andiamo a toccare i grandi patrimoni, perché in questa nazione il 10% della popolazione, quindi credo che non ci siamo nessuno di noi tre e nemmeno di chi ci sta ascoltando, anche la persona più ricca di Corigliano Rossano non rientra tra questi. Ebbene, il 10% della popolazione italiana detiene il 45% della ricchezza nazionale. Cioè, se noi andassimo a mettere l'1%, stiamo parlando di una cosa ridicola, a chi ha un miliardo di euro, cioè pensate che un miliardo di euro, ebbene, riusciremo a recuperare immediatamente dai 15 ai 20 miliardi di euro, che sarebbero ovviamente immediatamente trasformati in occasione di lavoro, in potenziamento delle strutture sanitarie, perché noi non sappiamo allo Stato quello che accadrà da qui a 2 mesi. Posso levarmi una curiosità? Come no? Reddito di cittadinanza, bonus, bonus plus, sembra quasi il modello di un telefonino che da 600 passa a 800 euro e tutto questo. Secondo quello che può essere il vostro pensiero, oltre ad essere un palliativo per una grossa emergenza, è un modo questo per fare propaganda politica? Allora, personalmente, con onestà, io sono sempre stato favorevole al reddito di cittadinanza, per quanto mi riguarda. È una battaglia che da quando ero ragazzo è sempre stato un motivo di ragionamento che mi ha affascinato, ma che è legato... Veramente era il salario minimo garantito. Era il salario minimo garantito, così si diceva. No, però c'era una diatriba tra salario minimo garantito e reddito di cittadinanza, perché uno veniva visto sempre dal punto di vista del salario. Io facevo parte di una cultura che stava un pochino a sinistra della sinistra istituzionale, che non riteneva il salario come un elemento di liberazione, bensì la persona si deve liberare dal lavoro, deve lavorare il meno possibile portando a casa ovviamente quello che gli serve per poter soddisfare i bisogni e le necessità in maniera dignitosa, eccetera. È una idea che è una completa eresia nel mondo dove viviamo e dove le persone sono abbindolate all'idea che possiamo tutti arricchire. Cioè, si mutua
dalla biologia, il darwinismo sociale, in questo contesto abbiamo visto come è andata a finire, che ci sono in Italia 10 milioni di persone che in questo momento non hanno né risparmio né niente, non riescono a farsi la spesa. Contestualmente ci sono ipermiliardari che i loro soldi, ovviamente, quando non li portano nelle isole dove non pagano nulla, con un click, oppure li portano, e anche questo chiederei all'Olanda, per esempio, se vuole fare parte dell'Europa come noi, che la dobbiamo smettere che chi porta la società lì, come qualche importantissima impresa italiana, poi qui lo va per non pagare le tasse o perché paga molto di meno. Stessa cosa nella delocalizzazione delle industrie in paesi terzi, dove tu praticamente vieni attratto dal fatto che paghi pochissime tasse. Attenzione ai cittadini italiani, a chi ci sta ascoltando. Non pagare le tasse significa che poi non hai più l'ospedale, significa che non hai le strade, significa che non hai una piazza per i tuoi bambini. Le tasse bisogna pagarle in maniera equa, ovvero con l'articolo 53 della Costituzione: chi guadagna di più paga in proporzione, chi guadagna di meno sempre in proporzione. Qui invece abbiamo una situazione, come sappiamo, in Italia, dove si evadono annualmente 100-120 miliardi di euro. Ecco perché poi tu non puoi mantenere il sistema sanitario pubblico, la scuola pubblica, non puoi garantire le pensioni, non puoi garantire nemmeno il reddito di cittadinanza. È una ridistribuzione delle ricchezze. Cristian, che cosa invece vuoi chiedere a me? Testo libero, non ho filtri. No, guarda, riguardando appunto la politica, io avevo appunto aperto una piccola parentesi con il dottor Broccolo, soprattutto per quanto riguarda quella politica attuale e locale. Appunto a te, direttore, allora lascio la patata bollente, diciamo. Per quanto riguarda la politica attuale, la politica che viviamo tutti i giorni, appunto, si è parlato tanto di polo Covid-19 sì, polo Covid-19 no, si parlerà e si è parlato in passato di ospedale unico, forse ci stiamo dimenticando di quelle che sono le problematiche ordinarie, appunto, che girano intorno a quella che è la terza, di fatto, la terza città per numero di abitanti della Calabria. A lei, direttore, chiedo: cosa si dovrebbe fare per ripartire, appunto, per far ripartire e per far arrivare questa città diventata appunto di 80.000 abitanti un fiore all'occhiello, appunto, della Costa Ionica e dell'intera Calabria? Allora, io penso che bisogna discutere su un doppio binario, perché è innegabile che ci si è trovati in una grandissima emergenza. Ma questo può essere un attenuante fino a un certo punto, perché questo territorio ha bisogno di risposte ad horas, non ha bisogno di propaganda. E secondo me bisogna ripartire da veramente quello che può sembrare una problematica banale, perché ricordiamocelo, non è una questione che c'è da un anno, da due anni, ma qua sono decenni che manca un luogo sicuro per far giocare i bambini. Lo stato del mare, mi piacerebbe sapere lo stato del nostro mare, l'utilizzo ad oggi del nostro porto, lo stato delle nostre casse comunali. E questi sono dei temi che si sarebbero dovuti affrontare anche nell'arco di 15 giorni. Dire come stanno le cose, cincischiare, puntare sulla propaganda più che sui fatti, secondo me non porta lontanissimo. Poi è arrivata questa situazione, ci si è trovati a dover combattere su questa emergenza, ma lasciatemelo dire, è inutile essere ipocriti, siamo stati toccati marginalmente, siamo stati bravi, siamo rimasti a casa. Non abbiamo e non possiamo avere in poco tempo, e qui il dottore Broccolo sarà più sicuro, più preciso di me, non possiamo avere quello che non abbiamo avuto per 30 anni. Non abbiamo una risposta sanitaria tale da poter fronteggiare un'emergenza come quella capitata a Bergamo. A noi è andata bene, ci sono dottori, eccellenze, perché le eccellenze non sono solo quelli che sono originari del nostro territorio e operano a Pavia, a Londra, a Losanna o nelle cliniche più importanti del mondo. Per me le eccellenze sono quelli che riescono a risolverti il problema nei derelitti e defraudati
ospedali del nostro territorio. Per me quelli sono i veri fuori classe, per andare magari a un termine un pochettino più leggero. Quindi la politica di casa nostra deve intervenire in maniera più rapida, deve intervenire in una maniera meno propagandistica, ma poi deve intervenire usando anche ogni tanto qualche termine un po' più difficile, perché dobbiamo riprenderci un'autorità che secondo me ci compete, a maggior ragione adesso che siamo una città grande come Corigliano Rossano, che è ancora più grande, il terzo polo regionale, come lo vogliamo chiamare. Noi dobbiamo avere più autorità. Spesso ci si nasconde dietro un dito, spesso si va a guardare quella che è quasi da definire una stupidaggine e non si affrontano i veri problemi. È inutile parlare della città di Corigliano Rossano se il bagno ad oggi noi sani di testa non ce lo possiamo fare con leggerezza nel nostro mare. E quindi io credo che questa sia una cosa che veramente si sarebbe dovuto affrontare non nei classici 100 giorni, quando si parla, quando si dicono le cose che gli altri vogliono sentire, ma bisogna avere il coraggio di mettere in campo delle azioni molto più decise. Brevemente anche il dottore sulla politica locale. Ma le criticità sollevate dall'avvocato Monte, da Matteo, sono purtroppo rilevabili. Ora c'è stato questo blocco, quindi ci può essere un rinvio a settembre, ma è chiaro che le indicazioni che ci stanno venendo obiettivamente al momento non ci lasciano intravedere una soluzione di continuità con quello che è accaduto nel passato e nel recente passato. Matteo ha fatto una disamina di punto per punto, anche sul fatto della sanità. Non dimentichiamo che in questo territorio noi siamo letteralmente presi in giro da 12 anni, per cui dovremmo avere un ospedale che dovrebbe garantire non soltanto la nostra città, ma addirittura tutto il territorio della Sibaritide. Ne hanno chiuso due con l'idea di aprirne uno, alla fine stanno indebolendo anche i due che ci sono. Quindi a iniziare da quel contesto. Peraltro io faccio parte di un movimento che si sta mettendo in moto per garantire addirittura un ospedale hub. Alcuni hanno detto: ma siete fantascientifici. No, con l'utopia si fa la storia, perché non dovrebbe averlo Corigliano Rossano un ospedale a questi livelli, che potrebbe ovviamente garantire. Però lo dicevo prima e ci torno, l'ospedale, ricordiamoci che è il momento finale. Il percorso inizia molto più a monte, ovvero con la prevenzione, con la medicina territoriale, con quella del distretto. Quindi bisogna ripensarla. In questo, chiaro che un'amministrazione comunale non è che ha questi poteri, ma una città così importante, così prestigiosa, può dettare l'agenda della riflessione. Anche perché Matteo parlava il mare e sottolineava i problemi dell'inquinamento. Un attimino, ok, direttore, c'è di nuovo, ok, può continuare, dottore. Quando parliamo di sanità, attenzione, quando parliamo del mare, Matteo dice: io ho problemi a fare il bagno. E perché ha problemi a fare il bagno? Ha problemi perché ha teme le infezioni che possono provenire da una condizione ambientale che non è la migliore. Quindi vedete che la sanità non è soltanto il momento finale, è la prevenzione, che poi è stata la vera rivoluzione nella storia della sanità. Ora, questo ci porterebbe lontano. Per quanto riguarda, quindi, e chiudo, la questione dell'amministrazione, una cosa la voglio dire. Sapete perché la voglio dire? Perché l'esperienza delle ultime amministrative ha dato fiducia ad una figura, ad una coalizione che a mio giudizio ha spinto molto sull'idea della democrazia partecipata. Ora io non parlo solo di Corigliano Rossano, ma vi pare normale che non si riunisca più un consiglio comunale? I social lo permettono, si possono fare le videoconferenze, si può fare una discussione tranquillamente. Non dovrebbe essere questa la maniera per interagire direttamente con le persone? Ora non voglio fare critiche assolutamente
a chi si presenta col bollettino quotidiano da Conte al nostro sindaco, ma non dimentichiamoci che uno dei problemi della politica del nostro tempo è l'eccessiva personalizzazione. Ci sono gli organi, intanto consigli comunali, regionali, Parlamento, e poi ci sarebbero le forme addirittura più avanzate di democrazia partecipata, così come stiamo discutendo noi. Può darsi che io abbia detto delle cose che sono discutibili, e va bene, è normale che qualche altra persona, secondo me, poi si trovi una sintesi che significa il succo della democrazia. Invece questa chiusura, da un lato con il DPM, così è se vi pare, dall'altra, voglio dire, con il bollettino costante di quanti si sono ammalati e quanti non si sono ammalati, beh, finita questo contesto, in questa città, io vedo che la Chiesa è un atteggiamento encomiabile, si sta preoccupando di fare la raccolta viveri per famiglie che hanno grandi difficoltà. Io stesso, insieme ad altri, abbiamo scritto una lettera, quando lo dissi un mese fa, venni quasi sbranato. Oggi finalmente ci si rende conto che ci sono dei figli di calabresi che abitano al nord e che hanno difficoltà, perché l'operaio che ha sognato di fare il figlio dottore, che ce l'ha a Milano il figlio dottore, che qui non lavora, guardate che a Milano non si vive di aria, oltre ai pericoli. Peraltro spesso e volentieri sono i ragazzi o sono i lavoratori o sono le persone che hanno seguito con correttezza quello che gli veniva detto, mentre qualcuno invece un pochino più furbo, alla solito, è sceso, per essere chiari. Beh, ce lo vogliamo porre questo problema? Ce lo vogliamo porre il problema che qui... Volevo... Dottore. Prego. Una svolta nella storia di Telelibera, Piazza Grande, Agorà, perché sei stato un ospite della prima ora, un dottore Broccolo che gira e vira verso una da un rosso a un rosso un pochettino più, perché gira verso la Chiesa. Questa è una notizia bomba che dovrò riferire. Io ho preso appunti. Conte, perché secondo me c'è stata qualcosa, insomma, di... No, allora guardate. Giorno 5, proprio approfittando, ecco, dei vantaggi che ci danno i social, ci sarà un dibattito importantissimo. Mi permetterò di invitarvi, perché sto imparando pure io queste tecniche, e dove saranno presenti il Vescovo di Cassano, Mimmo Lucano, Ida Dominiani, il professore Fiorita, modestamente ci sarei pure io, che, per discutere della pandemia e della nuova umanità, perché un dato è certo, questo virus minuscolo, leggero, invisibile, ha messo in discussione stili di vita, un sistema economico, un modo di stare nella società. Allora, come ne usciremo tutti quanti assieme da qui ai prossimi mesi? Al momento è tutto indefinito, ma quando qualcuno dice torniamo alla normalità, io non ci voglio tornare in quella normalità, perché è la normalità che in questo territorio impedisce a un giovane di pensare a un futuro. Io non voglio tornare in una normalità dove mi chiudono con un tratto di penna i reparti in ospedale. Io non voglio tornare in una normalità dove la 106, ci stiamo discutendo da 30 anni, rimane questa. Questa normalità, vogliamo la vedere il momento come un'opportunità. Per dirla con Giambattista Vico, sì, pensavamo fossero avversità, si possono trasformare in opportunità, ma questo tocca a noi. Perché... Parli, dottore, parli semplice, perché vabbè, non vanno di moda più le citazioni, le parole un po' più difficili, va di moda la parola semplice semplice, non vanno di moda quelle persone che magari hanno letto qualche libro in più, non bisogna perdere tempo con questi libri. I tempi sono cambiati, insomma. No, però attenzione, i tempi li facciamo cambiare noi. Questo è un momento drammatico dove si semplifica tutto e invece i ragionamenti sono molto complessi e dobbiamo abituare le persone alla complessità. Cioè, io mi ricordo, non è che sia proprio avanti negli anni, ma non sono più nemmeno tanto giovane, ma io ho frequentato luoghi dove il bracciante di Apollinara poteva tranquillamente discutere ciò che accadeva in Nicaragua o in Vietnam, dove poteva tranquillamente discutere quello che aveva lavorato nelle catene di montaggio della Fiat, parlava con il Sole 24 Ore oltre che con l'Unità in mano. Cioè, devi, e permettetemi la citazione, diceva un grande rivoluzionario, che non devi abbassare la teoria a livello dell'operaio, devi innalzare l'operaio a livello della teoria, perché nella massificazione, questo è il problema, perché se non fai cogliere i nessi, funziona un po' come in medicina, e tu diventi stregone, non diventi medico. In questo momento l'elemento, voglio dire, personalistico è un elemento che è l'antitesi della democrazia, perché ci si affida
E vedete che in ogni tornata elettorale, specialmente la Regione Calabria, in questo ci insegna. Cioè una volta vince l'uno, una volta vince l'altro, poi dopo 3 mesi iniziano, ma qua ha cominciato a deludermi. Ma perché né l'uno né l'altro mettono in discussione gli elementi di disparità? Una domanda a ognuno di noi due in chiusura. Allora, mettendo da parte quella che è la politica, intanto dico che la vicinanza del dottor Broccolo verso la Chiesa è quasi più sconvolgente della pandemia stessa. Dell'ironia, ovviamente. Mettendo da parte quella che è la politica, i social, eccetera, eccetera, uno degli argomenti più discussi della settimana scorsa è stata sicuramente l'esternazione di Vittorio Feltri, noto direttore del quotidiano Libero, dove appunto è esternato che in molti casi noi meridionali siamo inferiori. Adesso, confidando nella vostra diplomazia, un parere iniziando dal direttore Monte su quella che è stata l'uscita sicuramente poco piacevole di Vittorio Feltri. Allora, voi sapete benissimo, perché mi conoscete, adesso mi rivolgo a voi due, non ai telespettatori, mi conoscete davvero molto bene. Cristian, tu sei stato con me in Maracanà, lo posso dire, quando eri quasi un bambino, e il dottore Broccolo ha seguito qualche mia puntata per sbaglio, però insomma mi conosce discretamente, giusto dottore? E con piacere pure. Allora, qui l'ironia è, diciamo, il modo di pensare c'entra fino a un certo punto, però adesso far passare Vittorio Feltri come il male di tutto il mondo non mi vede particolarmente d'accordo. È stata una frase detta male, e mi meraviglio, perché Vittorio Feltri, fino a prova contraria, è stata una delle penne più autorevoli del panorama del giornalismo nazionale, almeno degli ultimi decenni, perché è sempre stato molto molto sentito, quotato. Però c'è un discorso. Io ho letto la, chiamiamola tra virgolette, replica che ha fatto il giornalista Feltri, e ha spiegato, secondo me, in maniera, lasciatemi dire questo termine, esaustiva, quella che era la sua idea. Si è espresso male. Giordano, che ho letto con piacere quando ha scritto Senti chi parla, e c'è un capitolo dedicato ai suoi errori, quindi anche lui non è un pallone gonfiato, enfatizza un po'. Però Feltri, sarà che poi ha voluto un po' recuperare la situazione, però ha detto che obiettivamente abbiamo delle possibilità inferiori. Parlava del reddito, che in media era molto inferiore, parlava delle infrastrutture, delle possibilità. Non credo che abbia mai pensato alla razza umana, non credo che abbia mai pensato al paesaggio, anche perché lì se no avrebbe perso, per quanto possa essere bella la valle intorno a Bergamo. Io credo che una tiratina d'orecchie va bene, però parlare di questa vicenda fa bene, il confronto è sempre buono, però tutte queste migliaia di news, questi post, questo voler criminalizzare, il voler mettere lì di fronte alla propria edicola non vendiamo Libero, secondo me si è un po' superato il limite, anche perché lui è vero che l'ha detto, era equivoca la frase, perché l'ha sempre considerati inferiori, però li ha considerati come inferiori, come, secondo lui, potere, come partecipazione. Ha sbagliato, ha detto una stupidaggine, ma tutti sbagliamo. Poi è chiaro che l'orgoglio meridionalista in questi casi è all'ennesima potenza, perché ci siamo sentiti tutti quanti ovviamente offesi, però secondo me, vista la situazione, ci si potrebbe anche concentrare su altro. Stessa interpretazione da parte del dottor Broccolo? Diciamo che in questo non concordo molto, ma non per spirito di parte. E mi limito comunque a rinviare quel bellissimo video di quei due ragazzi siciliani. Credo che sia una grandissima testa di superiore, ecco, per dirla con i Sansoni. E quindi, tra l'altro, ci ha creato un grande problema negli ultimi tempi. Cioè ha risolto un grande problema, come dicevano questi ragazzi siciliani, che non si parlava più di noi meridionali come esseri inferiori, perché a furia di parlare degli sbarchi si erano scordati di noi meridionali. Invece Feltri ha ripristinato il luogo comune e ha ripristinato anche le disuguaglianze che in questa nazione ci sono state. Certo, sarebbe opportuno che chi vota con entusiasmo
verso quel partito lì, che ora ci riflettesse, perché credo che da Arezzo in giù io una riflessione la farei, se questo è il modo di pensare che hanno ancora alcuni. L'ideologo della Lega, che era Miglio, diceva che lui non era sceso mai sotto Firenze, per essere chiari. Quindi qualche difficoltà penso che dovrebbero avercela quelli che fanno capo a questo tipo di impostazione di pensiero, che comunque, a mio giudizio, ovviamente non esistono né regioni, né nazioni, né frontiere, perché esiste una sola razza che è l'umanità. Per tornare al discorso della Chiesa, che vedo come una struttura organizzata del qui ed ora, però questo va superato dallo Stato, che deve fare propri gli elementi di solidarietà e non avere timore, la classe dirigente, di mettere in discussione gli equilibri su cui regge la più forte disuguaglianza in rapporto alle potenzialità economiche che il nostro mondo ha oggi. Se voi immaginate, ecco, parlavamo dei social, immaginate una volta, penso all'avvocato Monde, che ha una tradizione familiare, no? Di avvocati, eccetera. Come funzionava l'avvocato? Si mandava la raccomandata al cliente, poi il cliente rispondeva. Oggi basta un click. Tutto quel tempo di lavoro liberato, perché non è andato a favore del postino, che invece si è visto costretto e ancora più precario? Perché non ha liberato dal lavoro? Perché in quella pompa di benzina dove noi andiamo tranquillamente a mettere le 5 euro, ha liberato forse il lavoratore del tempo di lavoro a parità di salario, oppure ha liberato il datore di lavoro dall'incombenza di avere un lavoratore? E quella famiglia ora com'è che sopravvive? Queste sono le domande del nostro tempo, ma ci vuole una rivoluzione di pensiero oltre che politica, e questa è l'ambizione che dobbiamo avere per parlare alle nuove generazioni, che altrimenti continueranno a non andare a votare perché penseranno che la politica sia una cosa perfettamente inutile, ed è quello che vogliono farci credere. Ecco perché, ringraziandovi e scusandomi ancora per la mia scarsa dimestichezza che mi ha portato a farvi fare qualche minuto di ritardo, io vi ringrazio e vi invito a mia volta al webinar del 5, perché parleremo di questa ipotesi possibile di nuova umanità. Avremo modo di vedere. Grazie ancora. Io in conclusione un'ultima domanda. Brevemente, vi prego di essere brevi nelle risposte. Ieri si è festeggiato il 25 aprile, la festa della liberazione. Entriamo un pochettino in quello che sono i vostri campi, ok? Al dottor Proculo chiedo appunto come ha festeggiato questa anomala festa del 25 aprile. Al direttore Monte invece successivamente chiedo, dal momento che il direttore si occupa di calcio dilettantistico, come possa ripartire lo sport tanto locale quanto nazionale. Inizio dal dottor Broccoli. Ma il 25 aprile, paradossalmente, io l'ho festeggiato lavorando ieri. È chiaro che per me segna una data spartiacque nella storia di questa nazione. Una data che però dal mio punto di vista, non è poi stata conseguenziale nel dopo. Nel dopo, sostanzialmente, ciò che è venuto, le speranze suscitate, sappiamo che non sono state realizzate tutte quante. Io avrei preferito un altro tipo di esito in questa nazione. E oggi cosa ci rimanda quel 25 aprile? Ci rimanda immediatamente la Costituzione. E se gli italiani, nel ragionamento di cui sopra, anziché semplificare, andassero a rivedere quello che quel patto, quella resistenza, quella incredibile pagina che ha avuto la nostra nazione di lotta di liberazione popolare ci ha consegnato, allora articolo per articolo, dal 3 che parla chiaramente che un governo può intervenire e deve intervenire per sanare le uguaglianze, per quando l'articolo 32 che la salute è un bene universale e ti dice che deve andare a pescare con l'articolo 53, ovvero imponendo una tassazione progressiva, e lo chiediamo a tutti i nostri lavoratori se conoscono l'articolo 36, se le ferie sono pagate in questo territorio. Lo andiamo a chiedere alle nostre signore che fanno le ballande gratuite all'articolo 38 cosa ci dice dell'assistenza, e potremo continuare. Quella è stata l'elaborazione finale di quella lotta di liberazione che non era solo dal fascismo,
era una lotta di liberazione dalle disuguaglianze che si erano consolidate, ma il nostro tempo non va verso la partecipazione, verso la redistribuzione, bensì trova nuovi personalismi che noi dobbiamo combattere sia a livello piccolo che a livello più ampio. Dico solo una cosa perché mi è passata per la mente. È stato in Gauto Feltri e mi è stato segnalato da alcuni amici, io li direi compagni, un'incauta espressione che ha avuto un cittadino di questa città in riferimento all'AMPI, all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dove faceva riferimento chiaramente ai forni, che è una cosa che fa rabbrividire. Io so che quella persona molto probabilmente l'ha detto così, perché ormai i social ti fanno perdere la dimensione collettiva, tu pensi che stai parlando quasi caso a casa tua. Però vedete, aver sottovalutato negli anni quando le parole possano diventare pietre ci ha portato al punto di avere una realtà come la nostra che si è fondamentalmente degenerata e avvitata su se stessa, su principi di egoismo, su principi di atomismo, ed è esattamente l'opposto rispetto a quello che ci ha insegnato la Resistenza, dove tanti giovani decisero di chiudere con il silenzio, salendo in montagna per costruire un mondo migliore per tutti noi. Grazie dottore, lascio le conclusioni al direttore Monte su quello che è appunto la situazione dello sport dilettantistico. Può anche salutare poi alla fine, direttore, prego. Allora, sicuramente le notizie, almeno in casa nostra, sono abbastanza confortanti, perché è una situazione, tra virgolette, sotto controllo e si può pensare ad una lenta ripartenza. È chiaro che sarà un altro calcio, io mi soffermo al calcio dilettantistico, sarà un calcio, secondo me, che ripartirà un po' in salita, ripartirà con meno risorse economiche, ma io la guardo quasi come un'opportunità, un po' il discorso che facevamo prima. Magari i giocatori che giocheranno per passione, saranno squadre più autoctone, ci sarà più passione, appunto, più voglia di portare in alto i colori della propria città, ci sarà meno fantacalciomercato, ci saranno meno sovraffatturazioni, meno combin. Speriamo che noi possiamo essere testimoni di una bella rinascita, anche perché la sofferenza per i veri appassionati di questi giorni è proprio quella della mancanza del calcio dilettantistico. Quindi speriamo che si possa voltare pagina, il tutto in sicurezza, e quindi secondo me ancora ci vorrà un po' del tempo. Però è un'altra cosa, questo è un calcio completamente diverso. Io con rammarico guardo ogni tanto i network sportivi nazionali e quando sento tutti quei milioni a settimana per tutte queste stelle, sì, muovono grandi cifre, ma secondo me sono esagerate. Quindi un ritorno alla normalità, un ritorno a dei rimborsi spesa giusti, credo che possano essere un buon viatico. Manca lo sport a tutti i livelli, mancano i ragazzini che giocano a calcio, manca il pallone che rotola, che ci piace tanto, e credo che speriamo che comunque si possa arrivare al momento anche di parlare fattivamente di queste cose. Ancora mi sembra un po' prematuro. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio gli amici telespettatori che ci hanno seguiti da casa, gli amici di piazzagrandetv.com e di Telelibera Cassano, ricordando appunto l'evento del 5 maggio che ha citato precedentemente il dottor Broccolo, che si terrà, dottore? Si terrà in via virtuale con una videoconferenza, però sarà facile accedere, poi manderò, voglio dire, le chiavi d'accesso. Ok, restando aggiornati sul nostro sito sicuramente non mancheranno le occasioni per ricordarvelo. Vi ringrazio ancora e vi saluto caramente, saluto gli amici telespettatori da casa. Grazie. Grazie a voi.